Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellozza, nuovo episodio della nostra partita con il Nepal. Siamo usciti dalla bancarotta, quindi guadagniamo un sacco di soldi. Ora dobbiamo solo uscire dal disastro, che purtroppo è scaturito durante la bancarotta, per il quale ho buttato via un sacco di punti, eccetera, eccetera, eccetera. Però la stabilità è già a 3, quindi qua ritorniamo a fare i core. E ora per finire il disastro dobbiamo semplicemente fare in modo che non ci siano... Tra l'altro questi qua potrei anche non farli comunque, vabbè. Facciamoli che è meglio, perché finché danno over extension 0. Comunque, senza perdermi in ulteriori cose, dovrei liberare i territori. Quindi bisogna uccidere questi 70k e teoricamente siamo a posto. Teoricamente dico perché i ribelli saranno ancora un botto, ora escono quelli di Ming. Dovrei avere delle truppe in zona. Vediamo, comunque, prossime mosse. Allora, ho controllato, ma non l'ho fatto perché volevo farlo con voi. La prima volta nella mia vita che faccio questa cosa, sì. Tra l'altro, forse dà anche un achievement. Yeah! Sì, achievement! Bella. Achievement. Boom. Noi siamo dei cattivi, grande. Abbiamo rubato a Venezia le cose. E vai. Ok, c'ho il claim, devo fare il core. Però non i punti, chi se ne frega. Per farlo su Netherlands, a parte che mi serve il diplomatico, diceva che non eravamo ancora abbastanza POWA, quindi dobbiamo essere un pochino più POWA. Dopodiché vorrei farlo anche su questo, che però essendo alleato con Boemi e basta, in realtà forse è uguale. E non è male. Poi Granada ha deciso che vuole colonizzare qui, ci può anche stare, vorrà dire che lui diventerà un nostro tributario in futuro. Eccetera eccetera, e di conseguenza comunque noi confiniamo ancora con gli inglesi e i timuridi, poi Hainaut come ho detto e quello lì, e teoricamente basta, quindi manca poco. Ora io volevo fare questa cosa: gli inglesi sono alleati con la Russia. Io prima di attaccare i timuridi, a questo punto sfrutto i timuridi per conquistare una buona parte di Russia e darla a Kazak, che non mi sembra male come idea, e così almeno diventa più facile anche la guerra con gli inglesi, perché io penso semplicemente a Inghilterra, alla Russia ci pensano i timuridi, che sono decisamente più forti insieme anche a tutti i miei vassalli. Oddio, non c'è più Bahmani, ma c'è Punjab, quindi dovrebbe andare bene. Qua ci sono dei ribelli, ok. Sarebbe figo poter usare anche Shu, che vedo che ha davvero un sacco di mila truppe. Shu quanti punti mi dà all'anno? Shu. 9. Cioè, pensate che dovrebbe arrivare a 12 come massimo. Forse però dovrebbe avere 400, non ne sono sicuro. Forse è caso di migliorare le relazioni. Comunque, prestigio è lì. Facciamo il solito giro di domande, cose varie. Prestigio, perfetto. Questo non si può, non si può. Shu, dammi il prestigio. 60 è buono. Kazaka non si può. Ferdigoia, dammi questo. Bene. Tu dammi il prestigio. Patna, dammi questo. Baluchistan, dammi i soldi. Aidoti, dammi il prestigio. Manipur, dammi il prestigio. Ora col prestigio così alto, cosa facciamo? Sì, ok, bene. Tra l'altro potevo metterlo come generale perché aveva già 16 anni, giusto? Sì, era più grande. Boh, vabbè, fa niente, ormai l'ho fatto. Cioè, non sono neanche sicuro che avesse 16 anni. Non mi ricordo. Allora, qua ci sono 52.000 contro quelli non bastano, quindi è il caso di portare qualcuno qui. Qui lo scaso sbelli contro quello là, timuri si vuole sposare, Shu sì, tu no, molto bene, un re forte. Allora Asa non c'entra niente, tu invece, ah aspetta, c'è ancora Castiglia, vediamo se riesco a fare uno spanetto su di te. Questo qua penso che sia a posto, tanto qua proviamo a fare threat at war. Dammi questo. No. No, perché cose, ok, fa niente. Facciamo uno spetto contro di te, che se io riesco a evitare di fare queste guerre sono decisamente più felice. Perché
questa partita, cioè voglio fare gli achievement in questa partita, ma insomma, ho già voglia di fare la prossima, ecco, diciamo così. Ok, spacca tutto. Uno di stabilità? No, facciamo così. Più che altro che devo uscire dal disastro, sennò. E comunque in single player vale decisamente la pena. Ma che palle, cioè ci siamo arrivati il giorno prima. Sì, dobbiamo arrivare, vieni qua. Schifoso. Però il fatto che i Timuridi non sono più un rivale valido è preoccupante. Allora, vieni qua, brutto schifoso. Sì. Ok. 92, lì che insulto. Ma è uguale a quello di prima! Dai! Che palle! Però la cosa figa è che appunto possiamo continuare a fare così. Invece no, perché Liberty Desire è alto. Però fra un po' scende e io sarò pronto all'uscio. Chi è questo? Afghanistan. Sì, tu sì. Vieni qua che devo insultarti. Questo è più 98. No, torna a casa, basta. Allora, advisor. Sì, falli fare work harder. Insult. Scrutulo insult. Aspetta un momento. Frank Wright. Io e te potremmo anche tentare la crocchio, vero? Perché non vuoi? Ostile, ostile, trust. Trust? Ok, non si può. Niente alleati. Va bene, nel frattempo facciamo un insulto normale, che sennò poi mi dimentico. 97. Buono. Cioè, guardate qua. Tributari, sono tutti volenterosi di aiutarci. Allora, qua ce l'abbiamo fatta. Iniziamo a sbarcare qua. Non mi ricordo se ho delle truppe in questa zona. Qua. Ok, facciamo così. Tanto. Sì, ok, si ribellano. Però quello che volevo dirvi è questo. Che la mia nascita in arresto ora è 3, ma appena finisce sta roba va a 0, cioè a meno 7. Quindi anche se ho un po' di nascita in arresto su queste province non è così grave. Tu ti stai preparando a fare qualcosa, secondo me. Great Horde, Azor, Rasid. Rasid. Ui, sta attento, No, Rasid. Quindi se attacco i Timuridi è un casino. Vabbè. Ci pensiamo dopo. Il punto è anche questo, che se io voglio attaccare gli inglesi, lo devo fare quando ho queste, che le ho. Quindi possiamo tranquillamente fare la flotta. Allora, qua ho 65 navi pesanti. Beh, in realtà non mi interessa dove le ho. Facciamo che le reclutiamo e basta. Facciamo pesanti. Il problema è questo. Ok, i sailors è un problema che non pensavo che avrei mai avuto, quindi dobbiamo risolverlo. Servono più dock. Facciamo fare più dock. Tanto dobbiamo prima uscire da sta cosa. Però adesso l'evento smetto di cliccarlo perché evidentemente ha un. Come si chiama? Un circolo interno o una roba simile. Warsangali, qua siamo arrivati. Allora, questa qua secondo me è una battaglia tosta. Davvero tosta. Non ho no power. Quindi facciamo che ci mandiamo metà degli uomini. Ci mettiamo anche lui. Cos'hai scoperto? Bene. Però non vedo ancora Ottawa. Chissà dove cacchio è. Cioè qua c'è scritto che deve essere. Che è. Cischi pischi. O una roba simile. E no, mi sa che non si vede ancora e basta.
finiamo di esplorare, l'unico motivo per il quale è ancora questo. Facciamo South Pacific Ocean, che dovrebbe togliermi tutta sta roba, poi magari facciamo le coste di qua e credo che sia sufficiente. Cioè, con le navi non possiamo più esplorare niente. Facciamo un claim anche sull'Italia. Sei pure in guerra ora con la Svezia. Ottimo. Quello che non è ottimo di sicuro è questo. Chissà se la Pomerania esisterà ancora, ragazzi. Se no devo attaccare la Svezia e farla rilasciare. Diventa più lungo. Cioè, abbiamo un sacco di tempo in realtà. Siamo messi molto bene. L'abbiamo vinto. Andiamo a fare questo, dovremmo essere ok. Poi mettiamo questo qua, che è il mio telefono, in silenzioso. E adesso facciamo vedere a questi qua che comanda. Di questi non me ne frega nulla. Bella guerra. Francia e Inghilterra, vincerà ancora la Francia. Ma questi rimaniamo qua, questi facciamo così. Vabbè, quel paese, volevo fare una roba figa che li dividevo tutti, ma non riesco a farlo, ci ho cliccato male. Com'è possibile che io possa passare dal forte? Perché ovviamente non è un forte. Non so neanche come me li ha divisi, vai quel paese. Forza. Finita la tregua contro la Francia, va bene. Ok, questi li andiamo a mettere, ma qua in realtà l'esercito è sufficiente per tutto questo fronte. Voglio attaccare di sicuro il Giappone, perché guardate cosa ha fatto Korea e Shun al mio povero tributario Oirat. Il problema è che Shun può attaccarlo senza che io possa difendere. Quindi è un po' un problema. Pesanti. Ok, ci siamo. Tech. Devo fare assolutamente questa, ma devo anche fare i core. Facciamo prima i core, anche perché appunto secondo me la nostra nazione è, cioè, tranne l'espansione, diciamo, nei Timuridi e quella che serve per fare gli achievement, ci siamo, cioè dobbiamo annettere i vassalli più che altro. Dai, che deve finire sto disastro del cacchio. Dovremmo essere a posto. Meno di nuove ribellioni, 90% Antemorian, vai a quel paese. Poi ci sono i Gugugugugu qui. Ok, Antemorian, siete pronti, ragazzi. Arriveranno ribelli. Non sono arrivati questo mese, wow. Beh, a parte che non è finito il mese. Accidenti! Perché lì sono rimasti di meno? Ora usciranno gli Antemorian, per colpa di questa cosa. No, non sono usciti. Non usciranno il prossimo mese, sicuro. Un leader si è lasciato. Oddio! Ah! Sì! Come 10? Ma che evento è? Esci dal disastro e perdi assolutismo. Che palle! Vabbè, allora gli antemori non escono più, questi ne escono più, questi ne escono più, questi ne escono più, questi escono ancora.
questi non escono più, questi non escono più, questi non escono più. Quindi gli unici che escono sono questi, che adesso andiamo a fare così. E bisogna far salire questo qua. Poi sarebbe davvero figo accettare questo. E adesso accetteremo anche le altre. Però almeno un paio di cinesi, perché sennò abbiamo l'evento negativo. Vediamo se Castiglia è pronta a cederci tutto quello che è nostro. Misuledda. Grazie. 3 Tetewar. Abbiamo una truce. Finisce nel 54. Vabbè, vedremo. Ok, allora. Teoricamente qua, anzi, non teoricamente, qua non ci sarebbe più nessuno. Andate qua in Brunei. Iniziamo a portare tutta la gente a casa. Tu stai qui, anzi qua. E sei l'esercito che cura i cinesi. Qua non ci servono più eserciti. Inizierei a portarti lì. Anche tu se puoi vieni qui. Prepariamoci a... Ma potremmo tenere magari due eserciti, che potrebbero essere proprio questi. Uno e due. Ti facciamo così. Allora, questo qui. Questo qui. Sono gli eserciti indiani che terranno il fronte russo, insieme a tutte le truppe dei Timuridi, ovviamente. Ora, uno, due, tre eserciti qua. Andiamo a portare tutti quelli che ci sono qua nel Brunei, là, insieme alle flotte. Quindi riorganizziamo un po' la faccenda e basta. Dovrei riattaccare Kilva probabilmente a un certo punto, anche per dare via questi. Tanto qua Granada proprio ha voglia di colonizzare tutta l'Africa. Guarda, gigante. Cioè non è che dia fastidio, anzi a me in particolare. Chi devo annettere ora? Granada potrebbe starci. Punjab potremmo iniziare l'annessione. Finisce nel 78. Da qua al 78 conto di aver fatto la guerra contro i Timuriti. Quindi iniziamo ad annetterlo, perché comunque è troppo grosso. Poi annetterò Jean, ma dopo che avremo sistemato lì. Comunque con Jean devo migliorare le relazioni. Ok, adesso concentriamoci su queste due cose. Ora che però volevo proprio fare questa cosa. Forza. Intanto vediamo se questa ha cambiato idea, visto che noi siamo diventati molto potenti. Yes! E anche l'Olanda se ne va col paese, fantastico. Cavolo, è davvero figo usare il 3 Tetewar. Devo farlo più spesso. Allora, Zanzibar praticamente ci siamo solo noi. Asa che è nostro, Ainaut. Beh, in realtà c'è ancora un sacco di gente. Forza. Faccio il 3 Tetewar, adesso vedi cosa cacchio succede. Adesso dobbiamo guardare anche gli advisor. Comunque questo qua è aumentato, buono. 3 Tetewar. Yes. Ragazzi, siamo dei bulli. No, ma io non gioco più, non faccio più le guerre, vado in giro a fare il bullo. Vediamo se gli inglesi... No, non credo. Cioè, se gli inglesi si arrendono e mi danno questa, è la fine. Davvero la fine. Allora, facciamo questo 3 Tetewar e poi vediamo cosa succede. Cioè, se mi concedono questo, davvero è la morte. Cioè, d'ora in poi gioco così. La prossima partita, che credo proprio sarà Man Pirata, però voglio partire il giorno 1, eh. Quindi, yes, anche l'Indy. Ma quanto è bella sta cosa. Li abbiamo fottuti tutti. Allora, ora estensione non ce n'è più, quindi da adesso puntiamo alla tech. Buono, decisamente buono. Quindi abbiamo davvero solo noi qua. Come si fa a vedere? Ok, qua ci sono gli inglesi e poi è tutto nostro. Inglesi e Timuridi. Questo qua, ok, va bene. Anche qua questi non importa. Cioè, ho deciso che non mi interessa, comunque non danno fastidio. Questi sono inglesi, quindi saranno da punire male. Qua ho questo esercito. Allora, facciamo così. Più che altro il problema degli inglesi, che non è come la Francia, che posso invadere tranquillamente. Cos'hai fatto? Sei in due guerre.
Ma ti stanno invadendo Lubecca. Secondo me la Pomerania non esisterà più, il che vuol dire che devo proprio crearla da zero. Ma tanto non posso intervenire comunque in quella guerra adesso. Allora facciamo così, perché devo controllare comunque anche il resto. Questa deve essere bella alta. Questo qua per farlo salire. Adesso secondo me potremmo fare così. Perché vedete qua, quando finisce, essendo sopra il 110, vuol dire che quando finisce il Recent Uprising, comunque non ci saranno rivolte, perché arriverà a meno 1. Quindi noi andiamo avanti tranquillamente finché qua non è a 100 e poi ci possiamo anche fermare. Buono. Ok. Scendiamo sotto questi perché appunto 11 equivale alla stessa identica cosa. Quanto siamo arrivati? 101. Adesso basta perché comunque questo qua salirà da solo per via di questa riforma qua. Sale di poco, quindi adesso non ci interessa averlo più alto, francamente. Qua posso già rifare il giro dei. Sì, ma sta cosa è incredibile comunque. No, non posso già rifare il giro. Asa. Giur. Ok, questo l'ho ucciso, siamo pronti a uccidere il prossimo. Qua va tutto bene. Ok, guadagniamo 107. Adesso questi numeri qua continueranno a aumentare. 113. Poi non so perché questo non è mai uguale a quello. Quando questa qua tornerà a essere qualcosa presente anche da noi, perché attualmente non l'abbiamo e dobbiamo aspettare un po'. Però con Stability 3 in realtà è abbastanza possibile che questa cosa torni velocemente, perché abbiamo ogni anno il 45% di possibilità che eccetera eccetera eccetera. No, anzi l'81, no, il 45. E ci serve perché oltre a tutto ci serve la prosperità, non avere devastazione, i tributari, ok, la stabilità l'avremmo già, però avere la prosperità è importante. Quindi prima di reclamare il mandato, ormai lo faremo tipo all'ultimo giorno, cioè il mio scopo non è essere imperatore tanto per, è giocare da imperatore, però cioè, giocare per perdere non è neanche questo nei miei interessi. Allora io direi che aspettiamo che esca fuori la flotta, la uniamo tutta. E dobbiamo prepararci ad attaccare questi bifolchi, che hanno molte più navi di me. Quindi adesso ne possiamo farne altre. Sì, perché i marinai scendono, ma in realtà, grazie alle costruzioni che ho fatto, continuano a salire. Ora sarebbe interessante continuare a pompare la nostra costruzione qua. Queste costano relativamente di meno. Potremmo prendere un debito come nei vecchi tempi. Comunque questo qua non ci interessa più. Neanche National Arrest, a dir la verità. Perché adesso siamo a meno 6. C'è un po' di overextension, ma è davvero poca. E la Religious Unity è quella che è. Quindi teoricamente non ci interessa nessuno di questi. Io inizierei a mandare via e vedere se arriva qualcuno interessante. Questo sarebbe da aumentare invece. Magari tutti e tre a 5. Qua non ce n'è nessuno buono, quindi mandiamo via anche questi. E quindi ora cerchiamo di stabilizzare un po' la nostra nazione. E dobbiamo sostanzialmente prepararci a fare due guerre. Anzi, un po' di guerre. Però le due più importanti recenti saranno Timuridi e Inglesi. Inglesi prima con i Timuridi della nostra contro i russi, dove mangeremo una parte di Russia e indeboleremo i Timuridi. E dopo li attaccheremo. Probabilmente quando noi attaccheremo i Timuridi lo faranno anche gli ottomani, quindi ne approfitteremo. Dopo, a quel punto, prima di formare Barat, che comunque non può venire finché non ho annesso Punjab, perché non mi viene fuori le altre due opzioni? Magari le hanno già costruiti. Comunque, 1, 2, 3, 4. Mancano 4 province. Cosa che manca? Allora, 1,
Ah no, ce n'è una. Una che è dei Timuridi. Allora, questa qua che è dei Timuridi. 1, 2, 3. 1, 2 e questa è la terza. Ok, poi 4, 5. Sto cercando di farvelo vedere anche voi. Però qua ne mancano 6, non vedo dove è l'ultima. Allora, Bidar, Assam, Assam. Questa serve? Sì. Ok, quindi dovremmo attaccare te. Lana Mongai. Vabbè, francamente io, a me di avere questi non me ne frega un tubo. Comunque lo faremo verso la fine. Dopo che sembrano diventati imperatori cinesi. Ma in realtà non è importante quella cosa. Potremmo anche fare prima Barat e poi andare di là. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.